Uè, buonasera a tutti. Oi, allora, DJ, a me non mi fa entrare nella partenza. Come si chiama? Ciao, yes, ciao Rambert. Fa... Grazie ragazzi per i follow che avete lasciato. Come si chiama? Chiediti come si chiama. Come si chiami? Come ti chiami? Bene. Non lo so chi. Come ti chiami? Io David. David. Eccolo. Okay, ma oh Deremone, ma ho detto due che andavano de botte, mondo sta 1 2 3 4. Che è successo? Ridà la gente. Ciao, grazie per averci 50 bit, grazie caro. Ciao carissimo. Sì, magari. Vabbè, dai, io lì, vabbè, l'inizio. Ah, ecco perché che hanno fatto. Siamo in tantissimi ragazzi come vigili del fuoco, avete visto quanti? Momenti superava la polizia. Tutto merito del dirigente generale superiore di tutto, il nostro ingegnere illustrissimo, onorevolissimo, maestosissimo Lupo. Ecco qua. Detto Rocca. Sì, detto maresciallo Rocca, era il vecchio maresciallo Rocca. Oddio, che ricordi. Buonasera a tutti signori, ecco. Dalla 73 hanno inizio le prove di collegamento radio 17 alla 73. Avanti. 17, com'è la ricezione? 5 quinti. K ha ricevuto a B17 da 73. Avanti 73. Com'è la ricezione? 5 quinti, 73. AS17 da 73. Mi ruba il posto questo qua, scendi! AS17 da 73. Mi fa salire. Vabbè, niente, questo è morto già. Mira sì, sì. Aiuto incidente. Avanti 73. Com'è la ricezione per la scala? 5:20. Aspetta, vale, c'è la centrale. Di collegamento radio 17A. Ostia, se sta mica fermo questo qua che sta a salire. 17 da 73. Avanti. Avete un incidente stradale. Io ti ho mandato le coordinate. K, fammi partiamo. Sapere. Fammi sapere quando arrivi sul posto se ti occorre il 118. Vale, sei tu che comunichi, Partiamo. Grazie, ciao per gli altri bit. Ciao Filippo, buonasera anche a te. Come va? Riesci a darmi 40... sì, appena finisco l'intervento rimani in live che ti do, che poi ti do i... Lea. Ciao Stefano, ciao caro. Qui a PS17 in partenza? Sì, buongiorno, siamo già arrivati. Ah, ma qua. Ce lo ricordo io. Ah. Qua, sulla sinistra. Sì, faccio. Sì. Raga, non è mai morto nessuno, ci arriviamo un attimo dopo, PS17 sul posto, Questura in fiamme addirittura.
Anna pure. Nuovo messaggio, questura in fiamme. La B17 era 73. Capo, chiama gentilmente la centrale, digli che ci serve. 73. I medici sono già qua. Allora, per incendio vi portate presso la questura. Ci risulta esserci un principio di incendio, un incendio. Ricevuto 73, la BP17 si porta sul posto. Scala ricevuto? Ragazzi, mettiamo in sicurezza. Ricevuto, partiamo anche noi. Ok, sì, partite anche voi. Che è successo? Chi è salito sulla scala deve andare di là. Tutto a posto? Porte. Sì, sì, tutto a posto. Ragazzi. Ok, grazie. Capo squadra, io penso alla casa. Il vigile che è salito di scala, bravo, va di botte. Vabbè, grazie. Quindi noi abbiamo già finito qua? Sì, sì. Capo, ragazzi, perfetto. Sul posto date le notizie. Mi chiamo il capo. Capo! Sì. Potete aprire gli sportelli, eh? No, lascia perdere, serve più nessuno qui, eh. Ah, ce ne vogliamo andare. Eh sì, ha detto che sì. Ok. Chiama la centrale, dice che siamo liberi, siamo rientro in stazionamento. Com'era la centrale G? 73. Ok. Capisce il cazzo, raga. PS17A 73. Sì, avanti. Da qui abbiamo concluso l'intervento, ci stacchiamo. Cappa ricevuto, non vi staccate, portatevi direttamente alla questura, l'incendio. Ricevuto, date ci portiamo. Supporto alla B17 e la G7A. Scusatemi un attimo. Penso... Vabbè, mi muto. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Abbiamo un incendio in questura, stiamo andando. È un bel incendio. Mi sa anche a me. Ti devo dire che è un principio di incendio, quindi 17 ricevuto. Vale, rispondi. Ricevuto, ricevuto. Ricevuto. È bello grande questo incendio, ragazzi. Io... Voi lo vedete? Io, sì. No, io no. Io no, io manco. 73 da BB17. Aspetta che mi metto avanti. A posto, ragazzi. Fermi, fermi, BB17 sul luogo. PS17. Fermi, ragazzi, Kappa ricevuto per le partenze. Siamo pronti, siamo scendere. Mi raccomando, datemi notizie. Vabbè, raga, fate... Raga, fate voi perché io non vedo l'incendio, quindi... Allora... Io chiamo un attimo... 73? Preparo una manichetta intanto. Sì, avanti. Ascolta, 17, riesci a mandarci una pattuglia di polizia o carabinieri per sicurezza di luogo fuori della questura? C'è traffico che passa. Sì, fate voi. Vabbè, facciamo a prendere le manichette. Grazie, Pinto, per il follow. Un attimo che mi collego. Una a destra, una a sinistra, capo squadra? Allora, e voi dove lo vedete l'incendio? Da nessuna parte, però credo che potrebbe negativo. Scoppiare. Perfetto. Ma è pronti in caso? Si presume, okay. Credo, un qualcosa. Mi metto capaletta. Oddio! 73 da 17! Sì, avanti. Ti confermo, scoppiato incendio all'interno della questura. Incendio che ha preso anche le fondamenta, tutta l'intera struttura coinvolta dall'incendio. Sposti in porca. Cappa ricevuto, B17 stanno sul posto. Si allontani gentilmente. Si allontani. Qui a PS17A i colleghi stanno procedendo a spengere le fiamme. Dica. Cappa ricevuto, dammi notizie. Voglio guarda a fuoco. Ah, vabbè. Se piace. Posso passare? No. Fammi piegare la manichetta, va. Allora. Ma mi spiega perché deve fare il coglione. Mio. LDV. Andiamo da qua, raga. È chiuso. Guarda, è chiuso. Qui da PS17 ti comunico andiamo fuori, bene. Sembra essere domato, cioè più o meno quasi. 73 l'ingresso è chiuso, sfondiamo? È affermativo, affermativo. Accertatevi che non ci sono persone dentro. Qualcuno riesce ad andare a prendere la cassetta? Vado a vedere. Attacco. Piano ragazzi, mi raccomando. È dentro, chiuso, bisogna andare a prendere. Bagniamo la porta. Ecco qua. Io vedo aperto comunque. Bagniamo un po' la porta, raga. Che se adesso la apre.
Ragazzi, le fiamme arrivano all'esterno pure, eh. State che mi attacco qua gli estintori. Ci aprite? Ci aprite? Sì. Andiamo? Vai, forza, forza, forza. Vai, vai, vai dritto, te, che io vado. Sì. Che macello. Allontati, ragazzi, allontati. Se può, se può salire al piano di sopra, che c'è un collegato. Ora, qui da PSG Città ti comunico che hanno preso fuoco i computer qui al desk, eh? Comune fanno solo. Fuori gentilmente, fuori, fuori. Vado su. Spero sopra. Ma vai. Dovrebbe stare uno dei poliziotti. Trovalo. Trovalo. Questo piano qui? Questo piano. Ok. C'è qualcuno? Qui è negativo. Bagno, bagno, bagno. Ragazzi, abbiamo un agente chiuso nel bagno. Riesci a prenderlo? Sì, riesco a portarlo fuori, svenuto qui a terra. Ok. Ci penso. Una situazione. Per ora sembra tutto a posto, eh. Sembra. Sembra. Su è posto, sta riscendendo il capo squadra con il mezzo. Perfetto. Non respira, cerco di portare all'esterno, 73. Ragazzi, una barella, una barella. Sì, avanti. I medici sono in città? Ragazzi, gentilmente, preparatemi una barella all'esterno. C'è un medico solo, 17, non si può muovere. K. Capo squadra, ah, è la capo squadra. È confuso. Appoggia la terra, appoggia la terra. Vai, lo prenda lei. Guarda la cucchiaia, occhio. Ok. Tanazzi. Carichiamolo. Uno. Due. Che succede qua? Abbiamo trovato la gente all'interno. Aspetti, al secondo piano. Un problemino. Si vede che ha annellato un po' di fumo. Beh, ho preso un po' di fumo sicuramente. Tranquillo, Rambers. Qual era lei, quello che si intendeva di medicina? Sono io. Come? C'è sta fa, c'è sta fa. Vede, vede un po'. AB 17 del 73. Ecco. AB 17 del 73. AS 17 del 73. Scala. Avanti. Allora, guarda, un collega ha avuto un problema, perciò quando rientrate posate l'autoscala e tu stai di botte insieme a Lamborghini, ok? Ricevuto. Come va là? Ciao Pietro, grazie per il follow, caro. No, tutto a posto, stanno tirando sul tipo, hanno tirato sul il coso. Grazie per il fallo. Grazie Francesco per l'host, grazie caro. Ciao Pietro, tutto a posto? Tutto bene? Grazie per il fallo. Oh raga, prima di mettere le barelle dovete prima rianimare. Qua sta. Lo devo prendere? Collega, c'è medikit lei? Grazie Vince per il follow, grazie caro. Grazie caro. Ecco. E no!
C'è uno che ha bestemmiato. Italia Life RP, ragazzi. Vai, vai. Chi sei? Mezzo, no? Vabbè, ok, ok. Sta in bagno, sta arrivando. Oddio mio, che casino che c'è sta. Capo, sannamo noi? Vediamo un attimo come sta. Sì, dobbiamo fare un po' il logo della struttura per controllare. Simuliamo l'Italia. Sì, si utente domani vincete o no? Cri, non lo so. 73. Eccolo, 73. Avanti. Vedete, un principio di incendio all'ospedale per un'autovettura. Non si sa se è GPL. Capo. Capo, ha sentito? No, che B17, abbiamo un incendio all'ospedale. Ricevuto. AB17 da 63. Sentite, mi dire poco. Sì, avanti. C'è un incendio qua all'ospedale. Ecco. Siamo arrivati. Grazie, stiamo arrivando, facciamo subito, intanto rimanga fuori. Manca uno. Sì, quindi ma uno, ho capito, ma Rambes non penso venga, Vabbè, se andiamo noi. AB17. Grazie 17, AB17 da 73. Beh, ad botte. Ad botte. Che faccio, butto? Aspetta. Ospedale, ultima chiamata. Che stava a chiamare per... Gli danno schiaffo in testa. Merda. Quelli dell'autobotte. Incendio autovettura. Oh no, no, proprio incendio ospedale. Ok, ok. AB17. Avanti, autobotte. Andiamo. Che cazzo. Vai. Sirene, vabbè, faccio io, andate, andate voi. Anche voi all'ospedale per incendio. Bene, arriviamo. Ma potevi prendere sta live qua? 73. Aspetta un attimo. 73 da 17. Sì, avanti. Guarda, non ti confermo l'evento, non è autovettura ma incendio ospedale. Ok, ha ricevuto. Guarda, mi sa che è autovettura perché qua sono esplose le macchine. Però c'è cioè, incendiato proprio l'ospedale, cioè. Io vedo a fuoco sulle macchine. No, sì, il palazzo qua in parte c'è sta la macchina. Madonna. Botte piano piano. Ma manco più sirene si mettono. Tutti a cagare cazzo qui sirene, non ne mette più nessuno. No, no, ce l'avevano, no, ce l'avevano. Vale. Dimmi. Ma tutti in live stato? Prendi. Sì, vabbè, Jimbo sta là con. Vabbè. Sì, però sì. Sto live con lui, so. 73 qui a assistenza, c'è sta stai che sta a fare i quattro da solo. Lo so, ma tutti quei cazzo di. È tutto pomeriggio, raga, che ci sta nessuno, Adam, dove sta? Vale. Dimmi. 83 7. Ti ricordi? Avanti. Lo giocavo in quale server stavo? Io devo andare. Ma chi? Ah, quello di prima. Chi sei? Carlos. Alla Stranger. L'autobot. Roma Capitale. Dai raga, però vabbè, cioè... vuoi finire questo intervento e poi rientrate? Ci vedo. Ragazzi, pensate alle batterie. Fuoco anche all'interno, A posto. 73. Sì, avanti. Missione conclusa. K ricevuto, se possibile fate rientro in sede che
Ma le auto? L'operatore della botte esce. Per le auto, signori, non lo so, c'è se ancora c'è fuoco. L'ACI. C'è ancora fuoco, eh? Fate una chiamata all'ACI voi da lì, che almeno gli date la posizione. Se ci sono, altrimenti lasciateli là. Sì, ci sono, ci sono. Capo, chiama lei? Sì, ci penso io. Adesso, raga, guardiamo un attimino. Sì. AB17, fai rientro. AB17, rientro. ACI chiamato. 115 ACI. K ricevuto 17, se l'hai fatto fate rientro in sede. Guarda, ci servirebbe un pianale per due veicoli che praticamente sono andati distrutti in fiamme, qui all'ospedale. Vi lasciamo qui le auto, sono spente, sono state staccate le batterie. Andiamo capo, t'hanno inculato il posto. 17. Avanti. Fate rientrare in sede appena avete fatto. Affermativo, stiamo partendo adesso. Via, fate anche questi. Due risolti. Belli grossi. Infatti. Pi-pi-ri-pi-pi-ri-pi-ri-pi-ri-pi-ri. B17 in sede. Che ha ricevuto B. Oddio, piata al palo. Non dobbiamo mettere cinture, non mi fido, sai? No, no, fai. Te conviene metterle. Me ne metto 8 paia. Me sa anche a me. Settantatré, io vado. Che ha ricevuto, grazie. Mic off. Mic on. AB17 in sede. Grazie, ricevuto. Anche questa è fatta, ragazzi. Ah no, che bello. Eccomi, ragazzi. Vado a Startromo. Capo squadra. Te chiamano. Chiamano. Avanti. Buongiorno. Allora, mi conta gentilmente le persone che sono sul piazzale, le suddivide per partenza e botte, grazie. Sì, ciao. Cosa ci penso? Chiesta quest'altro, lo potete fare. Guarda, se vuoi venire da qua sto a fare un colloquio, come te pare, cosa no. Dov'è che sei? Allora. Di là. Nell'ufficio? Sì. Ma una cosa, andiamo noi, raga, voi fate a parte... No. No, digli di stare buoni, dividili ma buoni, state buoni. Eccoci qua, come allora. Come sentite qua? Cettino basso, via. Ok, vediamo al secondo. Intanto vi può dare la patente gentilmente? Sì, sì, subito. Do la mia passport che ho portato fuori. Sì, grazie. Sì. Le do la patente. Fatto. Grazie per il follow, caro. Grazie, Michele. È arrivato. Buonasera. Buonasera. Oh, eccoci qua. Allora, sì, è arrivata benissimo a tutte e tre. Che sì, sono più che contento. Posto. Allora, oh, me la ridia gentilmente. Mi è caduta. Cosa? Mi è caduta, me la puoi ridare gentilmente? La patente. Sì, grazie. Sì, perché è cascata di là. Da... C'è le mani... Vabbè. C'è le mani piene d'olio.
Oh, grazie. Allora, signor William, Argo il cognome, Argo, giusto? Sì. Ok, perfetto. Allora, noi siamo alla ricerca di personale. Lei già ha fatto questo mestiere in altre città? No, non l'ho fatto in altre città. Ok, perfetto. Allora, siamo alla ricerca di personale. Naturalmente nel momento che dovrà partire, partirà da allievo, ci sarà una scuola... ovviamente che la seguirà all'interno del sul percorso di formazione. Okay. Si ricordi che comunque all'interno anche se non è un regolamento, cioè abbiamo un regolamento abbastanza facile, sì, ma allora raga, come state vedendo, Lupo che sta facendo un colloquio. E lo state sentendo e lo sentite lavori, come quindi, sono i colloqui dei vigili del fuoco, una caserma neutrale. Non vogliamo nulla che possa insomma ferire o gettare fango all'interno della ciao Michele della, ciao ragazzi della caserma. La cosa che è, non so quanto tempo lei ha a disposizione, naturalmente noi cerchiamo persone che hanno tempo da dedicare, naturalmente più tempo dedica, più la vediamo qui al servizio della popolazione, più il suo salirà insomma di livello. Ok, abbiamo poche regole ma fondamentali, questa purtroppo gliela devo dire off RP, quando è vai in assistenza Michele che qualcuno arriva nell'applicativo Discord, sì. In una delle stanze, anche mutato, ma dovrà rimanere lì. Boh, dovrebbe arrivare Michele, ad esempio, Autobot. Bravo, anche il bar non è un problema. L'importante è che la vediamo là. Per quanto riguarda altro, lo dico. Se c'ha. Poi, per quanto riguarda la radio, è la numero 4. Adesso vi faccio vedere dove stanno. Mi raccomando, quando lei dovrà uscire anche fuori servizio, ci può andare, non è un problema. Però si accerti prima che ci sono almeno due operatori all'interno della caserma. Ok, se lei è uno di quelli, è preferibile che non vada via. Ok. Quindi adesso io le faccio firmare un contratto che scade al momento del passaggio o del ritiro, perciò quando passerà a vigile faremo un altro tipo di contratto, momentaneamente era questo. Ok, mi No vabbè, fate smutare Lupo. Simo. Io l'ho detto. Lupo, 0418, devi guardare il ticket assolutamente, devi guardare assolutamente, Simo, è più urgente di tutto il mondo. No, non ho capito. Ticket 0418. Vai e divertiti. Io sono all'inizio fuori dalla... Vabbè, dico pure un cazzo, raga. Vabbè. Ci saranno 10 milioni di euro. Ma dove? Dai, come voglio di domani? Ma che? Vabbè, che cazzo mi frega? Stiamo a fare un'altra cosa. Ma è più importante? È importante che se stanno a... Ma scannarsi, sti cazzi. Eh sì. Allora, eccoci qua. Ma gente proprio scema comunque. Allora, può venire con me. Vi faccio vedere dove si può cambiare. Si ricordi che all'interno c'è una gerarchia da rispettare, quindi in automatico sì. Quelli che vede dal capo squadra, quelli che aspiro sì poi. Comunque ancora non c'è sta quello. Vabbè raga, io raga però non riesco a fare una live senza che ci siano problemi. Cioè, è altra volta e vabbè. Niente.
Abbiamo staffer che fanno quello che gli pare, scrivono come cazzo gli pare, poi ci lamentiamo se la gente gli risponde male, vabbè. Questo c'è ragione. Andassero tutti a fare in culo. Tanto qua fanno tutti come gli piace e poi piangono miseria appena gli si dice qualcosa, quindi se attaccassero tutti. Io mi salvo tutto a tempo debito. Faccio saltare fuori tutti come talpe. Grazie per il follow, da Serino. Grazie per il follow. Il bot non c'è più. È andato, raga. È andato in tizio stasera. Non so. Qual... cazzo, un'altra chiamata. Ah, no. È Lea. Ah, sto nella... ufficio del dirigente. Tantissimo di roba. Vabbè, io mi muto perché non ho più niente da dire. E c'è ragione, Jimmy. Perché devi mutare? Che ti muta a fare? Stavo qua. No, cioè che io non, nel senso, mi muto nel senso che non dico più niente. Mi taccio, ecco. Perché va a finire che se no offendo davvero qualcuno. No! Quindi... Sì, guarda che... Io leggo con molta gioia e... E vabbè, cioè che ti devo dire. AG, io gli scrivere, scrivi. Ciao Marco, ciao caro. Riesci a portarmi 40k, please? Ah, sì. Vabbè, dai, dimmi il tuo ID. Dai, in live te lo porto in live, dai. Come ti chiami? No, lui ha donato. Dimmi il tuo ID. 265. Allora, 40k, ce li ho in contanti? Ma figurati, manco per il cazzo. Dai, soldi contanti, 40, 1, 2, 3. 40, 1, 2, 3. Così te li do in contanti, va. Dai. Prego, fatto caro. Ciao. Mondo Namo, dai qua. Lea, aspetta un attimo. Sì? Vieni qua vicino all'ambulanza. Arrivo subito. Ma i carabinieri del cazzo sono finiti? Boh, poveretti, due pomeriggio che ci stanno. No, no, erano qua un attimo. Ah. Sono scomparsi. Boh. Nel nulla. Spariti. Allora, figurati caro, grazie a te. Allora ragazzi, che si dice voi che siete in live? Su. Ah, eccolo qua. Non ti trovavo. Eri sparito. Aiuto? Ma? Ok. Non riuscivo a rialzarmi. Vabbè, ritorno negli uffizi. In galleria? Io ritorno in galleria, sì, praticamente. Bravo, mi è piaciuta questa, lo sai? Ha visto? Non tutti sanno chi cazzo sono gli uffici. Vabbè, qui c'è un generale, bro. Bravo, sì, qua c'è un'ignoranza. Sentiatevi dire poco. Avanti. Potete andare poi alle altre chiamate, chiedo un attimo nei pensieri. Non abbiamo la chiamata, dimmi il civico. Si è addormentata mentre parlava. Dai. Dai. Allora. Io sto bene un attimo, io sta risponde Jimbo. Io raga, io manco gli rispondere, Jimbo, ammazza. No, no. Video. È giusto? Ci sono delle regole, vanno rispettate, no? Basta. Ecco, uscite pazzo. Non so perché per no, no. Oddio. No. Su. Oddio, l'elito, sì, però l'elì, non mi puoi scrivere sempre le stesse cose. Che palle! Avevo già detto oggi Stefano, se vuoi c'è star bietto per te, Miklis, ma perché e in che senso hai fatto la whitelist? Ti hanno fatto il colloquio, sei stato whitelistato? Scherzavo, Tecno. Quando c'è un'emergenza salgo con lei. Cioè, boh. Sì.
stavi con me. No, sì. Allora vai in assistenza e chiede uno staffer il perché. Vedrai che ti aiuta. Kappa ricevuto. Lea. Avanti. Allora, civico 9058 per un servizio sanitario. Prendi la lettiga e quello nuovo, scendete voi. Quindi. Il punto è non solo di 9058. T/P. Allora, T/P staccato 9058 e ti dà il punto. T/? Yes. P di Palermo staccato 9058. Perfetto, ricevuto. Ci dirigiamo verso autolettica in uscita dal distaccamento, si dirige verso la chiamata. Kappa ricevuto. Fatto? Pronto? Ma per togliere la fermetta com'era? Aspetta che... Arrivo. Santa pazienza. Sì, boh. Perché la meta a me non la toglie. Michelix, io posso capire tutto, ma nel momento in cui non so cosa ti sta succedendo, non posso saperlo, ti ripeto, prendi, vai in assistenza, uno staffer ti sposta e spieghi a lui il motivo. Per l'ennesima volta. E che cazzo. C'è stata un'esplosione verso il centro. Nemmeno apriamo tutto al culo. Ragazzi, esplosione, esplosione. Tecno. Dimmi. Ma veramente? Cosa? Una rischio esplosione. Ma chi? Io, Davide Mezzo. Che ne so? Ah, le esplosioni, dai ragazzi. Ma dai, ma se non ci dicono dove... Che bordello. Dai. Mo dicono ma che a me ne abbiamo... cioè, non è che... Autolitica 73. Sì, avanti. 73, siamo sul luogo dell'accaduto e sentiamo... Abbiamo sentito circa 5 esplosioni venire verso il centro città. So, Lettica, voi fate quel servizio, se ci chiamano vi spostiamo. Intanto fate quel servizio sanitario voi. Autolettica, ritorno in distaccamento. Ho già fatto. Sono già qua. Ma sei già quasi fatto quel servizio? Che servizio efficiente. Sì. Ammazza, che ASL. Che ASL. Fatto che Amazon Prime. Che ASL. Che Amazon. WWF Prime. Che ASL. Aspetta, aspetta, vado qua. Che ASL. Andate, ritorno in nanosecondo. Best velocity ever. Ma c'è una persona sola, vabbè. Ho firmato il cartellino. SWF. Andiamo bene. Prime. Hanno chiamato il WWF. Aspetta, pubblico una foto su Ma Twitter. Scusami. Ma oh, Gesù Cristo. Cioè, ma no, raga, mo vorrei niente, Raga, non dovete scrivere in live. Non è difficile. Cioè, questa altra musica. Cioè, potete scrivere quello che volete in live, raga, ma tanto non riesco a aiutarvi. 17 da 73. Avanti. Sì, allora è un incendio avioveicolo all'aeroporto. K, ci portiamo. Ho sempre con la partenza. Andiamo. Muovetevi pure, raga, mi sposto un attimo. 17 esce fuori 73. Ricevete? Sì, avanti. Un'esplosione all'aeroporto. K ha ricevuto, ci sto dirigendo la 17. Mettimi il punto, Vale. Un perimetro circa di un chilometro, è pieno di... S17, partiamo anche noi. Allora S, prendete il mezzo aeroportuale e vi dirigete all'aeroporto, dietro la 17. Ricevuto. Tacca musica, Vale. Raga, come levo il GPS, quello blu? Devi arrivare sul posto. Ah. Raga, stacco un attimo. Mm-hmm. Penso c'è un attimo di giù. Sì, sì. Au lupo. Ah. Au Jim, guarda che noi qua famo il full RP, Ma non fa...
Non mi incazzo perché. Ma sembra che lo facciano apposta. Quando sono in live io attaccano a rompere i coglioni. Cioè, ma. Quanto cazzo sto annaio? Vabbè, giusto, vabbè, poi ne fa. Nessuno ti ha interpellato il bimbo. Nessuno ti ha chiamato a tenere il ticket. Oh, ma che è? A Capodanno. Ma visto che se capisce mai in cazzo quando scrivete voi. Capito, non leggerlo in live allora. Non mettete a guardare solo in live allora. Cioè, ma potrò decidere quello che devo fare io o devi dirmelo tu? Non ho capito. Scusami, cioè ti metti a guardare i ticket quando fai i live, cioè poi ti lamenti. Ma fatevi due domande. Fatevi due domande del perché mi tocca guardarle. Fatevi due cazzo di domande. Oddio, oddio. Ah. Che autista, raga. Che autista. Io 17 arrivando all'aeroporto. Taxi driver. Quando sta leggendo? Io non vedo niente. Ne, non siamo ancora arrivati. Buono un attimo. Il GPS è casuale, Ah. Ah, pensavo, ok. Ciao, salve, ci andiamo dentro. Ci aprite, io sfondo, Vai, Jimbo, vai. No, qua non sfondo perché rimaniamo secchi. Via, arrivata all'aeroporto. Cioè, magari ci fanno. Che devo. Oddio mio. Un aereo. Minchia, qua. Giovane. Minchia, qua ci vuole un bel. Comunica in radio, Valle, che qua. Sappiamo tutto il culo. Ci sta più lungo, quindi. Vai, dico giù, raga. Vai. Il dipartimento. PS17A sul posto. Vabbè. Una a destra, una a sinistra. AB17 posto. Ma che cazzo state dell'arbor? Spegni tutto. Che bestie terroristi. No. Ehi, oh, buoni qua da oh. Ehi, a fuoco. Ah. Ma qua ci vorrebbe un bel Canadair. Peccato da sì, vabbè, spento, raga. Spento, raga, finito. Se potevo annà. Se potevo annà. Aspettiamo un'altra esplosione, ragazzi. Sì. Oddio, se quell'altra mi esplosavevo là. Oddio mio. Quello qua come ha ammazzato quello con la qui. Eccoci. Gentilmente, mi mandate tutte le unità di rianimazione non all'aeroporto, per favore. Grazie. Io sì, raga, ma essendo staff mi giro a vedere un po' di tutte le fazioni. Cerco di farvi vedere un po' tutte le fazioni, quindi posso. Principalmente io sono carabiniere. Poi. Che è successo? Nonno bello, grazie per il follow. Ciao caro. Qua se apriamo al culo. Si vede che ci mettete la passione, ragazzi. Sì, al culo. Ciao, nonno bello. Tanto qua tutto spento, non vi preoccupate. Grazie. Prego. Ma mi scusi, ma il generale si sta per caso. Ma lei parli un attimo. Fa il drago, però, chi? No, l'altro. Io? Dica, parli con la voce normale, lei. La voce normale, figa. Dai, vai avanti, che sennò vi mando a casa tutti io. Si mette a divertire lei. Sì, vi mando a casa tutti. Guardate come fate fa, mo. L'autista mi fate fa. Ma lei si mette a divertire così, però. Sì, l'autista, mi cagate pure al cazzo quando non vorrei lavorare. Che palle. Chi è quest'altro? Chi è quest'altro? Andiamo bene. Cioè, buonanotte. Questa paletta che famo? Spostiamo aerei? Sì, diciamo sì. Aerei qua. Scacciamo le mosche. Quindi quest'altro. Oddio, attenti. Sì, ci siamo solo noi. E c'è qua il dipartimento. Questo, dalla caserma. Ah, ok. Capo, Namo? Capo. Andiamo quanto qua sta. Siamo pure in auto. Capo, dai, andiamo. Signor Carabinieri, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci a lei. Bella, quella macchina. Lo so. Immagino. Dia un po' chi t'ha data. Sì, andiamo, sto qua, non ti preoccupare. Gli lavo pure la macchina. Il dragon è troppo potente. Sì, al culo, infatti. Per drago nazionale devi girare. Ci aspettavamo voi? Minchia, ma ha preso. Quello col drago mi ha ammazzato, porca miseria. Sì, ma manco. Cioè. Sì. Ciao, ci vediamo settimana prossima,
Speriamo esplodi lungo strada. Sì, esplodiamo. Ora o si apre io o si apre io butto giù, eh. Butto le rode al dragon. Al dragon. Spegni, spegni i lampeggianti, vale va. I believe I can fly. I believe I'm gonna die. Drago, c'era! Ma perché c'è pure il drago? Si chiama Dragon quello dietro. Il Dragon. Ah, quello! Sì, il drago, quello che vola. Sì, il drago sputa fuoco. No, questo sputa acqua. Il drago è stato 5. Fammi di incazzo perché. Minchia, sì, minchia, de legno. Guarda, guarda che qua sotto ci passiamo tutto a ponte. Ci passiamo, se passa passan tir. Giava, se ne sta in alto sopra di noi. Credo che il drago non può passare, mi sa. Vabbè, il problema è il suo, mica mia. Esatto, sono cazzi sua. Stava attento, okay, leggeva i cartelli. Se volete continuare fino a domani. No, no. Ah, no, 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 sto a dirci a te, giusto. Ah. Sì, sì, ma adesso, adesso, adesso è una guerra persa. Si va avanti fino, non fino a domani, fino alla settimana prossima. Ormai, ormai una volta che inizia sta cosa, cioè. Schierimento. Vabbè, pure lupi abbiamo. Paga lo Stato l'acqua. Domani arrivano 5 milioni di euro, quindi io 5 euro prenderò e lasciare. No, domani vi arrivano 5 milioni di euro, eh. Magari. Eh no, no, è vero. Davvero? Eh sì, il sindaco. Però ecco. Per dirigente, però. Dai, io sono. Ma che faccio di male sto coso? Vabbè, dai, cagar cazzo. Tutti io quanti sono... lo pigliano. Oh, non frena, non gira, non fa un cazzo. Ce devo fare io. No, tutti lo pigliano tutti quanti quel coso. Jim, ma. Allora, ragazzi, grazie per essere stati in live anche stasera. Eh sì, raga, buon un attimo. Oh, Jimbo, fagli vedere un po' la scala nuova, no? Ah, sì, vi faccio vedere la scala, fermi, che devo capire vai, come si usa. Scendi, che devo farla io. Vai, gliela provi qua con qualcosa. Sì, prima che devo capire come si fa. Allora. Shift qualcosa. Sì. Ci sali. Allora. Shift, metti i cosi, i paletti su. No, shift, no. Con H, che ne è premuto H. Ah, ok. Acqua, sì. Poi muovi la scala col mouse, mi sa, tipo. Sì. Mi raccomando, non scendere se non esplodiamo. E per allungarla? Con shift. E per poi però... Piano, che appunta, no, appunto, appunta. E per accorciarla? Control. Con... E con muscolo F7, mi copano. Vai, va, oddio. Buoni un attimo! Niente, ma raga, uno scopre, hanno 2000. Oddio. Oh, cagate il cazzo. Non so guidare l'autoscala. Eh no, la prima volta che la guido, un cagate il cazzo. Un attimo, che ve porto io. Raga, uno per volta, sennò ve fa caschià. Dai, dai, andate. Su, dai, divertitevi. Salve. Jimbo, falla un po' all'ultimo piano. Che suicidio, Jimbo. Porco. Vieni qua se ti arriva fino a sopra. Due. Che testata. Dimmi stop, Vale. Io sto più o meno qua, vedi un po'. Ah, no, no, su da te no. Guarda dove mi arriva Massimo. Dimmi stop. Ecco, io arrivo fino a qui come altezza. Aspetta, metti come butto. Ecco. No. Niente. Il corpo nazionale. No, cosa ho visto? Quindi aspetta, dobbiamo provare il penultimo piano qua. Siamo diventati delle onoranze. Aia! Vai, prova qua. Come si fa a mollare la scala, raga, adesso? Ti l'hai premuto anche un'altra volta. Aspetta, premi conto. Ok, fatto. Basta. Basta, fatto vedere, l'hai fatta vedere la scala.
Qualcuno che ti ragazzi, vediamo. Gino Domani, grazie mille per quelli che hanno iniziato a seguirmi, quelli che hanno donato, quelli che sono passati a fare un saluto. Ci vediamo domani per una prossima live. Buona serata a tutti. Ciao belli. Questa Star Trek qua, guarda, questa Star Trek a terra.